Un paio di settimane prima rispetto alla sera del delitto, Alessandro Impagnatiello, che il 27 maggio ha ucciso la compagna Giulia Tramontano incinta al settimo mese, avrebbe cercato su internet gli effetti del veleno per topi sugli esseri umani. E nella perquisizione dell'abitazione di Senago, a Milano, dove la coppia viveva, sarebbe stato trovato anche del topicida, sequestrato insieme al ceppo di coltelli e ad altro materiale utile per le indagini. Questi elementi non fanno che avvalorare la convinzione della prima ora degli investigatori, cioè che l'omicidio della 29enne è stato premeditato. Gli inquirenti hanno definito maniacale l'ordine in cui si presentava la casa, tant'è che moltissime tracce repertate sono state individuate grazie al Luminol. Il mare calmo spinge le partenze di migranti verso l'Italia e sono giorni di super lavoro per la Guardia Costiera, che in poche ore ha recuperato quasi 1.500 persone nel Mar Ionio, nell'area di propria responsabilità. Nello specifico, tra la notte del 5 e il 6 giugno, a seguito di avvistamento aereo Frontex, due motovedette, rispettivamente provenienti da Rocella Ionica e Catania, con la collaborazione di un pattugliatore Frontex, sono intervenute per trarre in salvo circa 590 persone presenti a bordo di un peschereccio a 52 miglia da Crotone. I migranti sono stati in seguito trasbordati sulla nave Diciotti della Guardia Costiera. La stessa Diciotti è stata successivamente impegnata nelle attività di soccorso di un secondo peschereccio con circa 650 migranti a bordo. Durante le prime ore del mattino di ieri, una motovedetta della Guardia Costiera di Crotone ha tratto in salvo i 47 migranti presenti a bordo di una barca a vela in difficoltà, tra questi due bambini che necessitavano di immediate cure mediche. Concluse questa notte, invece, le operazioni di soccorso di circa 130 migranti presenti a bordo di un barchino in difficoltà a 117 miglia da Capo Rizzuto. Papa Francesco è arrivato stamattina al Policlinico Gemelli, salutato da una folla di giornalisti e curiosi. La macchina del Papa con i vetri oscurati è entrata direttamente nell'edificio del Gemelli, arrivando da un passaggio secondario, lo stesso utilizzato per il precedente ricovero. È stato sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia. A condurre l'operazione è il chirurgo Sergio Alfieri, lo stesso professionista che aveva operato l'intervento su Papa Francesco nel luglio di 2 anni fa. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni, per permettere il normale decorso post-operatorio e la piena ripresa funzionale. Il Tribunale dei Ministri a Brescia ha archiviato le posizioni dell'ex Premier Giuseppe Conte e dell'ex Ministro della Salute Roberto Speranza, indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. In particolare, i magistrati contestavano la mancata istituzione della zona rossa tra febbraio e marzo 2020 e la non attuazione del piano pandemico. Erano accusati di omicidio ed epidemia colposi e rifiuti d'atti d'ufficio. I giudici del Tribunale dei Ministri hanno accolto la richiesta di archiviazione per l'ex Premier Conte e l'ex Ministro Speranza, perché il fatto non sussiste. Delusione e rabbia tra i familiari delle vittime. L'archiviazione, dicono, è un vilipendio alla memoria dei nostri familiari, un bavaglio, l'ennesimo in un'Italia corrosa dall'omertà, contro cui ci siamo sempre battuti e continueremo a farlo. Questo è un tavolo operativo che serve per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni, per discutere su cosa fare e su come agire al meglio. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo l'incontro con sindaci, presidenti di regione e delle province colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, spiegando che sarà un tavolo permanente che, in attesa della definizione della struttura commissariale, sarà coordinato all'interno del governo dal ministro Musumeci. Nella terza giornata del collocamento, il BTP Valore continua a riscuotere successo presso gli investitori retail ai quali si rivolge. In mattinata il bond è già stato sottoscritto per oltre 2 miliardi di euro. Le sottoscrizioni tra lunedì e martedì hanno portato a raccogliere in due giornate più di 10,6 miliardi. L'operazione si conclude questo venerdì, salvo che il Ministero dell'Economia non decida di fermarsi prima.